Avvocato La Scala, c'è un problema che riguarda la sicurezza degli anziani. Se ne parla in questi giorni nell'Agrigentino, ma arrivano notizie un po' da tutta Italia. Anziani che vengono rapinati nelle loro case, addirittura qualche giorno fa nel Torinese un anziano narcotizzato all'interno della propria abitazione. Come ci si può difendere? E tutte le attività a salvaguardia, tutti i consigli che vengono dati anche dalle forze dell'ordine sono sufficienti o bisogna fare anche altro? Allora, il problema è sempre quello della comunicazione, nel senso che le forze dell'ordine danno informazioni, ogni tanto sul giornale esce un articolo con il comandante di una forza dell'ordine che giustamente dà delle spiegazioni, dei chiarimenti. Il problema è che questa comunicazione non arriva a tutti e allora occorre ancora una volta che il mondo del volontariato, unitamente a quello delle istituzioni, ai media, debbano essere un attimino più incisivi per far arrivare ai poveri anziani il consiglio, i consigli, perché sono veramente tanti. Io faccio un esempio: il comune di Bari 3 anni fa mi ha incaricato a me come avvocato di fare lezioni alla polizia locale di Bari, a un'aliquota della polizia locale, affinché ciascuno di loro andasse a loro volta nei centri sociali, nelle parrocchie, a diffondere quelli che sono i rischi soprattutto delle truffe agli anziani, e individuiamo una trentina di quelle che sono le truffe tipiche che si fanno agli anziani. Quindi, ripeto, il lavoro che si sta facendo è tanto, però servirebbe la penetrazione dell'informazione che non arriva purtroppo ai destinatari, perché in pochi leggono la carta stampata, molti seguono molto di più il video, soprattutto gli anziani, non tutti sono social e quindi sui social non vale. Allora, a livello video, ad esempio, fare una rubrica settimanale, mezz'ora, consigli utili per l'anziano, andare nei centri sociali, andare nelle parrocchie, coinvolgere il mondo del volontariato per organizzare eventi, andarli anche a prendere a casa gli anziani e accompagnarli all'evento e spiegargli l'ABC. Come evitare le truffe, dalla classica truffa del falso funzionario Enel, coloro che fanno le somministrazioni di servizi essenziali, che si presentano inventandosi un guasto, non devono aprire la porta, chiamassero al 113 o chiamassero al numero, ad esempio, dell'Enel o della Telecom o della Vodafone, quello che sia, e chiedono se in zona ci sono dei tecnici autorizzati. Ad esempio, questa è una tipica, gente che si presenta, ci sono dei guasti alla rete elettrica, dei guasti alla rete del gas. E quindi è una scusa, un pretesto per entrare in casa. Ad esempio, sta andando di moda tantissimo quello dell'incidente stradale, cioè vengono chiamati questi poveri anziani da persone che si spacciano per avvocati e gli dicono che un proprio parente, che in effetti, quindi si informano, sono ben organizzati, un parente che studia a Milano ha avuto un brutto incidente stradale. Signora, io sono l'avvocato, suo nipote ha avuto un incidente, stia tranquilla, ma per ora non può rispondere, mi ha dato il suo numero. Io come avvocato, per ottenere il dissequestro e difenderlo, ho bisogno immediatamente di 2.000 euro, ma sono a Milano, non posso venire fino in Sicilia o fino in Bari. Le mando adesso un mio collaboratore. Verrà a casa sua, per piacere, dia i 2.000 euro che dobbiamo fare subito lo sblocco, perché altrimenti suo figlio rischia di essere arrestato per guida in stato di ebbrezza, eccetera. Immaginate un nonno, un anziano, come si spaventa. Io nel frattempo viene, si presenta a casa una persona in giacca e cravatta che ti chiederà le 2.000 euro per l'avvocato. Ovviamente sono complici, è chiaro, perché non esiste nessun incidente, non esiste nessun avvocato, sono due truffatori. Questa sta andando di moda, è una delle segnalazioni. Anche noi, sai che come Gensonova ci siamo occupati anche di fasce, ci occupiamo di fasce deboli, sì, prevalentemente le violenze di genere, però anche sugli anziani abbiamo sempre fatto qualche iniziativa. E di quelle che ci vengono segnalate, questa del falso incidente è una delle più frequenti. Quindi dobbiamo fare l'unica cosa che ci rimane da fare: la divulgazione, l'informazione e la formazione. Queste tre, diciamo, componenti insieme fanno la prevenzione. Come ho detto, C'è come anche un tutti. problema, c'è anche un problema di natura giuridica, a suo parere, cioè la truffa che poi viene contestata Oh. anche nell'ipotesi di arresto in cui viene individuato il truffatore, diciamo, il reato a quale va incontro non è un reato che comunque Hai può fatto scoraggiarlo centro, come pena. bravissimo. Hai fatto centro. Per denuncia per truffa
nessuno viene arrestato, cioè la denuncia a piede libero. E questa è una vergogna, perché siccome non è un reato mediante l'uso della violenza, ma è un reato mediante l'uso della frode, dell'inganno, allora si considera reato che crea un disvalore sociale minore del reato dove c'è la violenza. Questa è una grandissima cavolata, perché soprattutto l'anziano, una persona di una certa età che ha fatto tutta una vita lavorando, sacrificandosi, mettendosi da parte due risparmi, quando scopre che è stato truffato, tantissime volte o finisce in una depressione profonda pericolosissima e ahimè arriva anche al suicidio e in alcuni casi anche alla scomparsa, e sai che io me ne sono occupato per anni. Quindi, perché per la giovane gli può passare, un anziano, tutta una vita di lavoro, sacrifici, di onestà, subisce una truffa, la prende come una pugnalata alle spalle, perché si comincia a dire sono stato proprio un fesso, sono stato proprio un ingenuo, si mortifica, si flagella, si autoflagella, quindi se ne va in depressione. Perché sottovalutarlo questo reato? Ma immaginate quante truffe sono state fatte dalle banche d'Italia ai poveri anziani che avevano tutta la buona uscita sul conto. Ma voi sapete che vuol dire, che danno enorme economico, psicologico, morale per quella vittima? Perché non bisogna arrestargli il truffatore? Denuncia a piede libero. Denuncia a piede che non fa paura, perché il truffatore solitamente è un nullatenente, non è stupido che si tiene intestato a sé dei beni che gli possono essere aggrediti. È un nullatenente o un nullafacente. Quindi chiaro che di conseguenza non gliene può fregare di meno della denuncia a piede libero. Figuriamoci per quante ne hanno di denuncia a piede libero. E allora occorrerebbe un intervento normativo molto forte, non considerato, che esiste già, nel senso che se la truffa, i reati contro il patrimonio sono commessi a danno di fasce vulnerabili, come ad esempio l'anziano, ci sarebbe un aggravante di pena, ma parliamo del nulla. Stiamo parlando che anziché un anno e mezzo prendo 2 anni e mezzo, cioè nulla. Quindi sono d'accordo, e sarebbe bello che il mondo del volontariato si attivasse proprio per far sì che venga adottato un provvedimento normativo che aumenti notevolmente la pena minima, non la pena massima. Lo dicemmo in altre occasioni, la truffa che ci fanno, la truffa che noi cittadini subiamo da sempre quando alzano le pene, è che ci sono degli innalzamenti di pena per reati a volte, ma si tende ad alzare la pena massima. Ma invece, per poter assicurare la certezza della pena e la certezza del reato, occorre che si aumenti la pena minima. La pena minima per la truffa deve essere portata a 9 anni, che se faccio il patteggiamento all'abbreviato arriva a 6 anni, significa che 2 me li vado a fare in carcere. Così comincio a imparare che gli anziani non si truffano come non si truffa nessuno, perché altrimenti abbiamo un sistema, come dire, punitivo che fa ridere. Sul reato di truffa fa ridere, è ridicolo. E tra i reati contro il patrimonio, anzi credo sia il reato contro il patrimonio insieme all'insolvenza fraudolenta, sono i reati meno puniti a livello, come dire, di sanzioni, di efficacia della sanzione. Perché mi risulta, sono truffatori in carcere, ci puoi trovare qualche truffatore in carcere, ma per cumuli e accumuli di pene pregresse, allora sì, allora sì. Però prima di arrivare a quei cumuli, quanta gente è stata rovinata?